quanti grassi inserire nella dieta di un gatto anziano? In tutti i mammiferi, gatti compresi, l'invecchiamento è associato a cambiamenti nelle condizioni del corpo, nella composizione corporea, nel fabbisogno energetico, nella riduzione della funzione degli organi e dello stato immunitario. L'alimentazione può svolgere un ruolo importante nel ritardare tali cambiamenti o nel prevenirne la progressione. Fatta questa premessa, bisogna domandarsi: qual è la percentuale di grassi da inserire nell'alimentazione di un gatto anziano? Nonostante FEDIAF non fornisca indicazioni specifiche per gli animali anziani e indichi i minimi e i massimi dei nutrienti uguali a quelli per un animale adulto, è buona norma considerare che alcune modifiche alla dieta possono aiutare l'animale ad affrontare al meglio la sua anzianità. In particolare, la percentuale di grassi da inserire nella dieta di un gatto anziano può essere molto variabile e deve essere scelta in base al singolo soggetto. Se l'animale è in sovrappeso, situazione frequente in gatti adulti maturi, i livelli di grasso dovranno essere da moderare a bassi per ridurre il rischio di obesità e di alcune malattie associate ad esse, come il diabete mellito, l'ipertensione e le malattie cardiache. Tuttavia, quando l'animale diventa molto anziano, generalmente tende a perdere peso e massa muscolare e in questa situazione avrà bisogno di un'alimentazione ad elevato contenuto energetico e di conseguenza anche la quantità di grassi nella dieta dovrebbe essere aumentata. L'intervallo raccomandato per il contenuto di grassi negli alimenti per gatti adulti maturi è compreso tra il 10 e il 25% su sostanza secca, a seconda del soggetto, cercando di mantenere la percentuale tra il 10 e il 18% per i gatti inattivi e inclini all'obesità e tra il 18 e il 25% nelle diete per gatti normali o sottopeso. Quando si sceglie la fonte lipidica bisogna prediligere quelle ad elevato contenuto in acidi grassi essenziali, come l'acido linoleico, arachidonico e possibilmente anche linolenico, EPA e DHA, poiché questi aiutano a mantenere la normale condizione della cute e del pelo. Con l'avanzare dell'età, gli animali tendono a perdere l'elasticità della pelle, sviluppare atrofia epidermica e follicolare e hanno una ridotta secrezione di sebo. Alcuni studi hanno messo in evidenza che una corretta integrazione di acidi grassi omega 3 nelle diete per animali anziani, associata ad antiossidanti come la vitamina E, migliora lo stato di salute dell'animale e riduce l'incidenza di malattie. Tra le fonti lipidiche da prediligere ci sono quelle di origine animale, poiché sembrano aumentare l'appetibilità della dieta. Infatti, uno studio ha evidenziato che tra gatti anziani e adulti non esiste una sostanziale differenza nel numero di pasti consumati, nella quantità di cibo consumata ad ogni pasto o nella durata di ogni pasto, sia che vengano nutriti ad libitum o con una dieta di pari densità energetica, ma che, invece, la differenza la possa fare la scelta del grasso con cui viene arricchita l'alimentazione. Gli animali anziani, a cui veniva aggiunto un grasso bovino, tendevano ad apprezzare di più l'alimento rispetto a quelli a cui veniva proposta una dieta arricchita da oli vegetali, come l'olio d'oliva o di girasole. Questo farebbe presupporre che ciò che fa maggiormente la differenza nell'alimentazione di un gatto anziano sia l'appetibilità dell'alimento. Inoltre, in alcuni casi, per facilitare la digeribilità, può essere utile inserire una parte di acidi grassi a media catena.